Ciao a tutti, bentornati in un nuovo episodio di Vita Reale. Siamo al secondo episodio, dopo aver portato il primo qua, circa una settimana fa, più o meno, in questa nuova serie di Vita Reale. Ci siamo trasferiti dal deserto, siamo venuti in città, abbiamo iniziato a lavorare come tassisti, abbiamo preso la patente, ci serve un diploma, ma quello costa troppo, dobbiamo lavorare per farne di più, abbiamo preso la patente con 1000 dollari. Allora, siamo andati a pescare per accumulare qualche soldo. In questo episodio faremo qualche viaggio col taxi per accumulare più soldi e poi probabilmente andiamo a vedere qualche ostello per dormire e per passarne la notte. E poi magari potremmo anche decidere di andare a vedere qualche casetta per vedere quanto costano, per buttare soltanto un occhio. Allora, prima di cominciare comunque vi chiedo di lasciare un like per continuare questa serie, fammi crescere, sono un canale piccolo, voglio crescere, aiutatemi a portare questa serie, commentate se volete altre idee in questa serie, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella in alto a destra per non perdervi nessuno dei miei video, trovate i miei social in descrizione, Facebook, Instagram, Telegram, c'è Telegram, canale Telegram, tutto lì, e siete interessati anche a un gruppo Telegram per PS4, unitevi al gruppo, me lo metto in descrizione per ultimo. Dedicato per rapine, glitch, attività, eccetera, eccetera, scorte, vendite. Se volete entrare, lo trovate in descrizione. Allora, iniziamo. Comunque, sono andato a comprarmi. Ho fatto qualche consegna di clienti, qualche vestito perché sembrava un merdone, un pecione, un barbone. Almeno siamo più visibili. Beh, se non ti pulisci il naso, ecco la pola. Siamo più visibili, belli per lavorare. Allora, siamo qui alla compagnia di taxi. Qui tra l'altro c'è un Alfa Romeo 4C, probabilmente o di qualcuno che lavora qui o del proprietario, chi lo sa, non lo so. Allora, adesso sono le 10, siamo a 950 dollari, prima ne avevo 200 nell'altro episodio, non mi ricordo. Any hapless passengers out E there needing ho pickup? fatto qualcun Yeah, altro per fare più call just soldi. came in. Allora, What's ho up on your GPS now? inserito I've qualche already auto went to the nel 10. gioco. Devo ancora segnare tante. Roger that. I'm sending you the Allora, location come now. vedete qua a sinistra c'è una 500, 600, una Maserati Levante. Qui vedete una Mercedes AMG, quella lì grigia. E altre auto ho inserito. Ne ho inserito un po' di auto. Ah, comunque adesso anche la Polo. Taglierò. Qua, devo fare un giro lungo perché sennò devo fare inversione U. Allora, man mano andremo nella città, troverete altre auto che spawneranno, che ho inserito. Poi vabbè, non dipende anche dalla zona, tante auto che ho inserito non si trovano perché sono a donne, quindi dovrò farle comparire io, perché non ho sostituito lo script dell'auto già esistente nel gioco. Ok, adesso è verde, stai tranquilla, non rompere il cazzo. Allora, cerchiamo sempre di rispettare i limiti, visto che è meglio non esagerare, perché qui c'è il limite di velocità. Ho inserito lo script, almeno non facciamo i bulli, se no corriamo anche il rischio di prenderci qualche multa e di farci rincorrere dalla polizia. Beh, poi alcune parti ovviamente dei semafori, degli incroci li taglierò, perché sennò diventa anche il video abbastanza noioso. Però beh, noi cerchiamo di rispettare i semafori, eccetera, eccetera. Anche il Dodge Ram qua davanti ho inserito. Ha fatto un bel mostro di mezzo. Ah, qui la Polo, ecco che avevo detto prima che l'avevo inserita. Sì, però dai, ne. Cazzo. Vediamo se arriva qualcuno. No, andiamo, dai, andiamo. Ok, è verde, si procede. Minchia, ma. Che palle. E ci vuole pazienza con sti semafori, questo traffico. Però vabbè, volevo riportare in questo gioco la vita reale completamente, rispettando le regole, non facendo di cazzo proprio come succede in GTA, perché sennò non è più finita, non è vita reale, è vita del cazzo, cioè. Facciamo tutti come c'è voglia, è inutile. Ok, qui siamo vicino alla zona di Grove Street, se non sbaglio. Bella zona per scaricare una donna. Ah, ok, questa qua, questa demente ve la faccio scaricare allo stadio. Ok, siamo arrivati, dai. Ma che put... Ma che cazzo ti ridi? No, me ne fermate il cazzo. Oh, prima auto, prima... Ma pensa te sta... Primo cliente del giorno già non mi voleva pagare.
Ma vai a prenderlo in quel posto, va. Oh, questa cosa non va bene, non va bene What's per up there, niente. dispatch? Ok, c'è un altro Roger that. cliente qua in I'm zona. sending you the location now. Cioè, ma mi prendi per il culo? Ma tacci un cazzo! Questa qua è quella che non mi pagava, me la fa rispawnare come quella. Se vuoi vedere se non paga, se non paghi ti ammazzo, stronza. Ma pensate, ma che sto gioco. Ti pelo fuori, ti faccio pagare 1000 dollari una corsa. Te la do io a te adesso, vedi se non paghi, stronza. Ma pensa, oh, ma. Ma il nostro Trevor poi come fa a non perdere la calma? Un attimo, calma, non ti lamentare. Sta gallina si vuole far portare proprio in Africa, cioè non so dove vuole andare. Stiamo andando. Boh, vedere la mappa sembra di andare o all'ippodromo o alla casa di Manrazzo. Mandrazzo, lì come si chiama? Però è la casa di Mandrazzo. Vi ricordate quello che, se non sbaglio, guardiamo indietro, era quello che aveva la donna dalle pulizie, la governante, non mi ricordo, e Trevor si era innamorato, se non sbaglio. Poi magari non dobbiamo andare lì, però se vi ricordate chi era. È di là la casa di Mandrazzo, però beh, siamo vicini. Dovevamo andare a destra. Tra l'altro la missione degli spioni, tra l'altro, era quella che dava un casino di soldi fino a qualche tempo fa, molto tempo fa in GTA Online. Per chi non si ricordasse chi è Mandrazzo. Oh, ma 500, dai. Allora, aspetta, qua c'è la striscia continua, però vabbè, vediamo se arriva qualcuno. Faccio un'inversione a U, non si potrebbe, però vabbè, almeno è qua. Non dimmi che tu è nella classe G. Done. Thanks. Adesso ho pagato la stronza. Cioè, ti ho portato qua per prendere le verdure, Mr. Phillips, boh. Allora, reporting facciamoci un for altro. duty. Oh, è passato un Perhaps Lamborghini. they got that too far. Bella. Oh, ce l'abbiamo I dietro. need the Aspetta, address facciamola now. passare. I'll take that one. Cazzo, Good, good. vai? Si Looks like saranno you're fatti close. male, non credo, sennò chiamo un'ambulanza. No, cioè, proprio se ne sbatte il cazzo. Cioè, un'auto da, boh, 200.000 euro, se non di più. Ma sì, tamponiamo le jeep e andiamocene, va. Allora, ok, adesso dobbiamo andare. Oh, piano sta polo. Andiamo a fare un altro cliente. Però la cosa di prima, che la signorina non mi ha pagato, non mi è piaciuta molto. Quindi io, per tutelarci, sto pensando di. Passino qua, dai dai dai, magari andare in armeria e prenderci un'arma, qualcosa per tutelarci, perché non è possibile che è già la seconda volta che ci capita che non ci paghino, sinceramente. Cioè, noi stiamo facendo la nostra giornata lavorativa e non ci pagano. Cioè, ora che arriva la polizia, il cliente se n'è già andato. Non so, magari prenderci una pistola, anche perché magari se ci rapinano, almeno da spaventare il ladro, chi ci vuole rapinare. Così certe cose non succedono. Cazzo, sono in riserva! Porca puttana, parla di qua, parla di là. Prima di scusa, prima di portare questo cliente vado a fare benzina, perché sennò rimango a secco e mi tocca spingere la macchina. Ok, abbiamo fatto il pieno, siamo a quasi a destinazione adesso, 900 metri. Vediamo cosa ci riserva ancora uno di questi viaggi. Qui siamo vicino a Windwoon, se non sbaglio, in una delle zone dove abita Franklin, dove ha la casetta. E ecco qua, ma uno che si fa portare qua, che cazzo viene a fare qua? Ok, grazie, arrivederci. 160 dollari. Ma che cazzo, anche te, cosa mi viene addosso, deficiente? Per me quello lì va a violentare le tipe che vanno a fare jogging. Tu stai attenta, né, col cane? Allora, sono le 15:51. Facciamo tempo a fare un'ultima corsetta. Eccoci qua. Sì, adesso ti porto a destinazione. No, quel pira che mi è venuto addosso mi ha rotto la portiera, infatti non riesco più a chiuderla. Spero
Spero che non faccia lo scemo il cliente e che mi paghi completamente la corsa. Oh, piano! Dov'è il cervo? Vai, 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 corri, 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 corri! Allora, stiamo sempre nei limiti qui, se no due palle. Poi ovviamente ho inserito anche, come vi dicevo prima, ho inserito anche altre auto che ora non mi vengono in mente. Fatemi pensare un attimo. L'Hammer mi pare, l'auto della polizia, quelli che vedete che di solito non c'è. Dovrei inserire anche i taxi nuovi, magari per cambiare questi che fanno un po' cagare. Poi non mi ricordo, forse serie 7 della BMW ho inserito, anche per cambiare ci sta, per avere cose fresche e nuove, se no è sempre la solita minestra, almeno voi vedete qualcosa di nuovo e lo vedo anch'io. Ecco qua serie 7 che vi dicevo, passato adesso, ok, siamo arrivati a destinazione. By the Ma way, ancora, where's the ma douchebag? adesso ti abbatto con la portiera. Hey, oh, I gotta get my eyes checked. Che cazzo, non puoi non pagarmi, deficiente. No, stai calmo, Trevo. Questo qua ho battuto con la portiera aperta, è stato un tocco di classe proprio. Così impari, oh. Mi devo tutelare, ragazzi. Adesso devo andare. Andiamo a Los Santos. Mi sono rotto le palle. Andiamo all'Ammunition. Dove cazzo è Ammunition? E tuteliamoci perché non è possibile ogni volta che veniamo rapinati. Allora, ho parcheggiato la macchina, siamo arrivati da Ammunition. Entriamoci e vediamo cos'hanno. Buongiorno, buonasera, ormai. Vabbè, la pistola a combattimento, una pistola a picche con l'automatica, vabbè, storditore, pistola pesante, pistola automatica, poi queste Oh, swing that buddy around, huh? bottiglia, macete, sarebbero belle anche quelle, martello, manganello, tirapugni, pugnale, pugnale, coltello. Allora, il taser mi ispira, che è una bella arma. Magari possiamo pensare più avanti di prenderci una pistola e magari fare qualche corso per imparare a sparare in armeria, se è possibile. Intanto direi comprarci un taser quasi quasi. Perché la pistola, vabbè, pistola vintage, pistola calibro 4, ok, però vabbè, aspettiamo un attimo. Io direi di prenderci quello, dai. Il taser. Taser preso. Ok, qui andiamo a vedere. Ma di solito qui, se non sbaglio, c'era l'armeria per provare a sparare. Non so perché non mi fa più entrare. Non mi fa entrare. Non so perché. Non so perché. Vabbè, un giubbetto antiproiettile. Vabbè, non dobbiamo andare a sparare in giro. Magari una felpa ci If you need sta, dai. advice, I am a weapons expert. E poi, vabbè, scarponcini non credo che me li faccia provare. No, vabbè, giubbotto antiproiettile no. Una birra? No, si può bere prima di sparare, se no ammazziamo tutti. Va bene, almeno abbiamo preso un taser. Ok, mettiamolo via prima che succedano cagate. Allora, adesso sto girando per la città in cerca di qualche appartamentino per dormire la notte. Allora, ne ho trovato uno qui, questo qui mi piace. Parcheggiamo un momento qui l'auto per vedere com'è. Ce ne sono un casino per la città, sono andato a questo perché volevo andare qua. C'è questo, sono tutti questi, cioè non sono un casino, e poi invece le case col dollaro sono in vendita. Allora, entriamo dentro e vediamo. Allora, 50 dollari per notte, o se no, per 7 giorni. Allora, fatemi vedere. Ok, intanto ho fatto 50 per notte, credo. Ok, proviamo ad entrare dentro. Benvenuto Trevor. Ok. Anybody out there good for pickup?
Ma perché si sente ancora la radio della polizia, la radio del taxi? Allora, questo vabbè, l'appartamentino dove dormiremo stanotte. Ma scusate, eh. Ci sono ancora le foto di chi ci abita, quindi proprio, cioè, altro che ostello, qua è proprio un affitto del cavolo, non ho tolto neanche le foto. Qui c'è frigorifero, vabbè. Bottiglia di birra, beh, forse cosa, to dei toast, la tostiera, le microonde, il lavello, due lavelli, il piano a gas, poi due candele, una radio, nulla di che. Poi qui strane macchie, no, forse è la moquette che è stata strappata, una pianta che sta morendo, sigarette. Ah, qui c'è fumo di bong, questo qua è un bong, e qua c'è il fumo, una bellissima TV dell'800, proviamo a vedere se possiamo fumarlo, no, accenderlo, no, cazzo, no, allora aspetta, qua, di qua cosa c'è? Ah, qui c'è la stanza, ok, possiamo cambiarci, vabbè c'è PC, console, Xbox, qualcosa del genere. Un giradischi, quello per mixare. Qui potremmo probabilmente salvare. Ok, save game. Ok, salviamo. E poi, calmo Trevor, qui, vediamo qui la stanza, cosa c'è di qui. Ah, qui c'è il bagno, una bellissima doccia, che schifo cazzo, però per quello che paghiamo. Minchia, con questo specchio qua si romperà a vedere nel Trevor. Ok, e poi niente. Ok, adesso che ore sono? Si sono fatte le 11 di mattina. Cazzo, siamo in giro da stratanto. Meglio farci una dormita e andare a vedere qualche casa dopo. Adesso sono le 4. Direi di andarci a fare un giro e andare a vedere qualche casetta, magari che si possa comprare. Cioè, adesso beh, andiamo a vedere qualche prezzo così. Nulla di che. Le case in vendita sono queste col dollaro. Allora, andiamo a vedere questa che è la più vicino. Allora, vediamo che prezzi ci sono qua dentro. Buongiorno. Allora, questa qui da quando sto capendo è in vendita e a 80 per notte, va bene. Ma è anche forse in affitto? 150.000 il prezzo totale, anche 10 posti auto. Come vedete c'è lo script sotto dell'affitto, quindi si sovrappone, quindi questa casa in realtà è sia in vendita che in affitto. Allora, buonasera. Allora, questa era la casa, zona eliporto. Se no andiamo a vederne anche altre adesso. Prendiamo il nostro taxi e andiamoci. Ok, siamo arrivati. Questa è un'altra casetta. Vediamo quanto costa, non è nulla di che guardarla fuori, però vediamo il prezzo base. 449.000 e 10 posti auto. Ciao va, ciao. Ok, siamo arrivati, è passata anche un'auto dalla polizia, quindi sono zone credo abbastanza sicure. Questa, beh, non mi dispiace. Spero non costi tanto. 175.000. Insomma. Non è neanche brutta come casa. Ecco, sembrano quelle case un po' tipo che compri a porte chiuse, finestre chiuse, che non sai cosa c'è dentro e poi devi strutturarle, trovi la merda dentro, come quei programmi su Real Time, cielo, non mi ricordo. Ah, vabbè, con la spazzatura neanche mai tolta. Allora, andiamocene a vedere altre adesso. Oh, allora, siamo finiti qui a vederci questa. Questa, se non sbaglio, no, forse ho fatto una cagata. Questa è in affitto, ho sbagliato. 85 notte? È anche poco. Andate, fatemi vedere com'è. Visto che da fuori sembra una bella casa. È anche bella grande. E ha pure la piscina, fantastico. Però vabbè, questa è sempre in affitto. Però vabbè, questa non vale perché è in affitto. Quindi noi adesso noi stiamo guardando case che fossero in vendita. Vabbè. Allora, un'altra casa che possiamo vederci è qui nella zona. Ecco, ciao, questo mi sa che costa. Zona vicino alla spiaggia. È anche uno dei palazzi di GTA Online, questo.
Perro Apartment dai 936 a 468, direi di lasciar perdere, va? Per le nostre tasche è un po' troppo. Ok, siamo in questa zona adesso, vicino alla stazione di polizia, al benzinaio, cosa abbastanza utile. Ma che catapecchia è questa cosa? Con l'immondizia fuori. Ditemi che costa poco questa. 80.000, questa si può anche parlarne, appena abbiamo i soldi ovviamente. 80.000 non è tanto, sinceramente. Questa palazzina. Allora, questa 137.000. Non è brutta. Ecco una Lamborghini la parcheggiata. Chissà cosa ci fa qui. Allora, questa è un'altra zona. Siamo vicino alla spiaggia. Non mi dispiace questo, era meglio di quello di prima. E questo quanto viene? 93.000 con 10 posti auto. Andiamoci a vedere anche questo che qua vicino ce n'è un altro. 112.000, va bene. Fatemi vedere sulla mappa cosa c'è in giro. Questo mi pare che non l'ho guardato. No, forse ho fatto una cagata. Wesel Plaza. Questa direi che costa un capitale. Ho fatto una cagata. No, 335.000 non li ho. Cambiato zona. Andiamo a vedere questo. Ma costerà un botto di sicuro. Dai 952 476. Ciao. Allora, questa viene quanto? 143.000. Insomma, non è una bella zona però. Siamo un po' fuori Los Santos. Andiamo a vederci ancora una o due, poi basta per oggi. Allora, qui siamo ancora polizia vicino ad Ammunition. 1162 è il numero. Power Street, che cazzo era? Power Street, appartamento 3, 130.000. Va bene, dai. Ok, andiamo a vedere, ce n'è ancora uno, dai. Ce ne sono talmente tanti. Ok, speriamo che questo sia basso. 128.000, che merda di casa. Questi qua dove erano? Non c'erano prima. Ce n'è un altro qua dietro. Ok, siamo dentro qui in questo posto un po' del cavolo, in questa vietta. 126.000, questo è brutto, però ci penseremo, dai. Per oggi direi di terminare questo episodio. Allora, abbiamo visto, abbiamo portato qualche cliente in giro, abbiamo fatto ancora qualche soldino, adesso siamo 1187, poi qualcosina l'avevo fatto io. Abbiamo visto dove dormivo, dove dormirò stanotte, in quella catapecchia là da 80 dollari o 50, quello che era non mi ricordo più. Poi beh, abbiamo fatto un giretto per la città vedendo le case in vendita e per adesso non abbiamo abbastanza soldi. Buttiamo un diploma, lavorare e comprarci una casa, una macchina, eccetera, eccetera. Allora, grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, spolliciate per farmi crescere, trovate i miei social in descrizione, Instagram, Telegram, canale Telegram, tutto quello che volete, Facebook. E poi se siete interessati a un gruppo Telegram chat dove si fanno rapine, glitch, colpi per PS4, scorte e vendite, entrateci, lo metto in descrizione per ultimo. Ci vediamo un prossimo video. Ciao ciao!